Teatro Roma è la prima dello spettacolo di Antonello Costa, il CIMAG è presente, sarà uno spettacolo eccezionale perché abbiamo già seguito quest'artista. Andiamo a vedere. Finalmente abbiamo Antonello Costa. Salve a tutti. Ciao Antonello, senti, spiegaci un attimo in cosa consiste adesso questo spettacolo. Con questo spettacolo abbiamo pensato a fare un ristorante che dà al pubblico portate comiche. Quindi si parte dagli antipasti, poi i primi, i secondi, il dolce, fino al caffè, l'ammazza caffè. No, perché di lavoro faccio il collaudatore di supposte. In pratica è un tipo di spettacolo che non fa più nessuno. Il varietà non lo fa più nessuno perché il varietà costa. Costa tanto, nel senso che, come hai detto bene, noi nello spettacolo io mi cambio 14 volte e le quattro ballerine hanno dei cambi costumi impressionanti. Quindi la scena, le luci, le musiche, gli arrangiamenti, la pubblicità, gli autori, c'è dietro un lavoro enorme. Per fare uno spettacolo simile, cioè così nuovo ogni anno, di 2 ore lavoriamo 7-8 mesi ed è un lavoro impressionante. E la cosa che mi piace molto è che poi il pubblico vede il frutto di 8 mesi di lavoro in 2 ore. Io credo, lo dico da anni, mi sono appassionato da ragazzino, che il varietà fatto ad alti livelli, quindi non come lo faccio io, diciamo ad altissimi livelli, non c'è nessuna forma di spettacolo che può competere con la bellezza e il divertimento che può darti il varietà. Di tutti i personaggi che hai fatto, qual è quello che ami di più? Allora, in questo spettacolo c'è uno particolare che è stato forse il primo che io ho inventato, che ho fatto al Semi Show, ho fatto su Canale 5, per le donne, che è Sergio. Capo, rilassato. Io ho qualche problema e si vede, ma anche voi avete qualche problema. Ed erano, credo, 6-7 anni che non lo rifacevo in uno spettacolo dal vivo. A un certo punto, dopo 6 anni, ho detto ho voglia di nuovo di fare Sergio. Abbiamo scritto un nuovo monologo e devo dire che lo spettacolo è uno dei numeri che fa più ridere in assoluto. Ad aprile festeggi 30 anni di carriera, sono tanti. Non si dice tanto. No, è certo. Però ecco, mi piacerebbe sapere cosa ti resta, diciamo, di questi 30 anni di carriera e di questi successi che hai avuto. 30 anni sono tanti, io ho iniziato nel 1987, era il 5-6 marzo, il mio primo spettacolo, avevo 15 anni, ero in scena, il mio primo ruolo con le prime battutine in una compagnia teatrale. E ci ho messo 30 anni per imparare che è più importante essere bravi, cioè cercare di diventare bravi, che cercare di diventare famosi. È molto più importante questo.